grazie a tutti e vi ringrazio sempre per essere qui così numerosi, perché il fatto che ci siete e che siete in rete con noi sempre, che formiamo questa nuova comunità onesta, trasparente, che condivide ogni cosa, è la forza più grande che può finalmente, definitivamente cambiare questo paese. Ed essere un'altra volta in piazza insieme è un dono per tutti noi straordinario dopo quasi 2 anni di lavoro. Grazie. Noi in questi giorni stiamo sentendo ovunque, parliamo di Presidente della Repubblica. Allora io mi chiedo, chi è un Presidente della Repubblica oggi? Chi deve essere? Allora a me non interessa fare nomi, questo gioco delle figurine, il gioco delle 3 carte, il gioco dei bar, il gioco del poker. Questo per loro è un Presidente della Repubblica. Per me un Presidente, per tutti noi, deve essere una persona coraggiosa, che abbia cuore, che sia una persona normale, onesta, che metta al centro i cittadini italiani come risorsa e bene del paese, che rispetti l'architettura istituzionale, che metta al primo punto l'anticorruzione in un paese corrotto come il nostro, che metta al primo punto i più deboli, perché nessuno deve rimanere indietro. Questo deve fare un Presidente della Repubblica, un Presidente della Repubblica che non firmi ogni provvedimento schifezza come il Lodo Alfano, come il legittimo impedimento che poi viene dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Che Presidente ha un Presidente che firma senza guardare, o meglio guardando ed essendo complice? Complice! Che Presidente è un Presidente che firma il provvedimento della legge Fornero e ci sono tantissime persone che ancora soffrono per causa della legge Fornero e che sotto il Parlamento vengono e l'incontro spessissimo quasi in lacrime? Chi ha firmato quei provvedimenti? Il governo con la Fornero e Napolitano senza battere ciglio. Io non lo voglio un Presidente così, non voglio dire il nome di un Presidente, voglio dire il profilo di un Presidente coraggioso, coraggioso, che rispetti la sua comunità anche contro il governo, anche contro il governo. Questa è la prerogativa di un Presidente della Repubblica. E ci arrivano gli inviti all'Arco del Nazareno, è come dire venite sul luogo del delitto dove si sta fondando la terza Repubblica, che è la Repubblica composta da 2 persone di cui una è condannata per evasione fiscale, per frode fiscale, decaduta dal Senato, e ancora poggiamo su queste persone. Loro ci invitano nel luogo del delitto, nel luogo dove segretamente stanno creando tutto il futuro del paese. E allora io non ho quasi più niente da dire ai cittadini italiani: o aprite gli occhi o apriamo gli occhi insieme o non andiamo da nessuna parte. È visibile a tutti quello che stanno facendo, l'avete visto al Senato della Repubblica l'altro giorno quando hanno votato la legge elettorale. Cosa hanno votato? Hanno fatto una nuova maggioranza da pochi giorni. Se non ve ne siete accorti, ve lo dico e ve lo confermo, il PD si è fuso con Forza Italia in un nuovo partito e il nuovo Presidente della Repubblica deve garantire questo nuovo partito contro tutti gli interessi nazionali.